Il gas naturale che sto usando per preparare la mia Tazzulele caffè è una cosa che diamo per scontata. Ma voi sapete cosa c'è dietro? Cioè sapete da dove arriva? Si parla tanto di transizione energetica dal fossile al rinnovabile e molti pensano possa avvenire in tempi brevissimi, ma in realtà è un processo complesso che richiede qualche decennio. Insieme a carbone e petrolio, nel mirino è finito sempre più anche il gas naturale, che pure è la meno impattante tra le fonti fossili. Basta gas, solo eolico e solare. Questa è una visione forse troppo idealistica che, se diventasse reale dall'oggi al domani, porterebbe al collasso della nostra società. Non fraintendetemi, non sto dicendo di essere pro fossile. Bisogna tuttavia essere, a mio avviso, realistici. Le fonti fossili oggi alimentano circa l'80% delle nostre attività a livello globale e soprattutto nel caso del gas rappresentano un mezzo necessario per convertirci totalmente al rinnovabile. Per esempio, l'Italia è un paese che utilizza molto gas. Guardate, di tutta l'energia che consumiamo in Italia, il 40% circa viene dal gas naturale. E in questo video vi voglio raccontare due cose. Tutto il percorso che il gas fa per arrivare fino ai nostri fornelli, perché è impressionante, e perché il gas naturale gioca un ruolo importante nella transizione energetica. L'Italia importa dall'estero il 90% del gas naturale che utilizziamo e lo fa passare attraverso delle porte. In totale sono 9 distribuite in diversi punti della penisola. 6 di queste porte, che ora si stanno illuminando, permettono l'entrata di gas allo stato aeriforme, quindi attraverso i metanodotti. Dalle altre 3 il gas entra allo stato liquido a meno 160 gradi Celsius, il cosiddetto GNL, gas naturale liquefatto, trasportato dalle navi metaniere. Prima di essere immesso nei tubi, passa attraverso un sistema che lo trasforma da liquido a gassoso. Infatti questi sistemi si chiamano terminali di rigassificazione. Ma una volta che arriva alle porte, quindi che arriva in Italia, che succede? Sotto i nostri piedi ci sono 32.000 km di rete di trasporto. Pensate all'enormità di questo sistema, paragonabile a 32 volte l'Italia percorsa da nord a sud. Il gas che entra dalle porte passa in questi tubi, che hanno un diametro anche di 142 centimetri, che compongono la fitta rete di trasporto nazionale, per poi ramificarsi nelle varie reti regionali che arrivano alle centrali termoelettriche, alle industrie e ovviamente alle nostre case. Ora molti di voi si staranno chiedendo, ma sono sicuri? E se succede un terremoto? È chiaro che una struttura del genere è stata progettata con dei criteri. Vi faccio qualche esempio. Durante la progettazione dei tubi vengono fatti dei cosiddetti shaking test, cioè viene verificata la resistenza allo scuotimento di un eventuale terremoto. Inoltre, il tracciato dei tubi è stato disegnato seguendo i lineamenti geologici più sicuri: fondovalle, terrazzi, dorsali. Insomma, quello della sicurezza è un aspetto molto importante, dove la manutenzione e il controllo sono costanti. E lo dimostra anche il fatto che in tutti i terremoti recenti questi tubi non hanno subito danni. Naturalmente il gas si deve muovere in questa ragnatela di tubi, ma come si muove? Lungo il percorso ci sono dei cosiddetti impianti di compressione. Siamo in uno di questi. Qui ci sono dei motori giganteschi, come vedete. Sono dei turbocompressori, delle turbine come quelle degli aerei. Servono a dare al gas una spinta costante. Avete presente quei videogiochi, quando passate sugli acceleratori che vi danno la spinta? Concettualmente siamo lì. Concretamente che succede? Che il gas arriva in questo tubo, viene compresso dal turbocompressore per poi uscire in questo tubo che è il tubo di uscita, proseguendo il suo percorso nella rete nazionale. Piccola parentesi storica di quando è stata costruita la rete. Nel 1950 c'erano 700 km di tubature. Nel 1975, dopo 25 anni, la rete già raggiungeva 13.000 km, fino ad arrivare ai 32.600 km di oggi. Se la nostra società si è evoluta così tanto,
è proprio perché ha sfruttato e stressato al limite l'energia ricavata dal fossile, a tal punto di farla diventare un problema. In che senso? Nel senso che dalla rivoluzione industriale abbiamo accelerato così tanto la produzione di CO2, anidride carbonica, che abbiamo destabilizzato gli equilibri naturali del clima. Allora, qual è la soluzione? Verrebbe spontaneo dire: ma utilizziamo solo rinnovabili! Magari bastasse, non è così semplice. Nei prossimi decenni, solare ed eolico sono e saranno fondamentali per avere elettricità pulita, ma potranno coprire circa metà del fabbisogno energetico. Per l'altra metà serviranno altre forme di energia. Inoltre è doveroso dire che solare ed eolico non sono sempre disponibili, poiché intermittenti e stagionali, e dovranno necessariamente essere accompagnate da altre soluzioni per soddisfare i nostri consumi. Volendo essere realisti, se da domani non ci fosse più gas naturali, quasi mezza Italia si spegnerebbe! Ora magari ho esagerato per darvi l'idea di come cambierebbero le nostre abitudini quotidiane, però senza scherzare, se interrompessimo la fornitura di gas naturale da un giorno all'altro, ci ritroveremo probabilmente a lavare i panni al fiume e a cucinare con la legna. Ma ritorniamo al percorso del gas naturale. Abbiamo visto che il gas arriva dall'estero, entra dalle porte, viene spinto nella rete e distribuito localmente, ma come viene gestito tutto questo? Potevo mai non farvelo vedere di persona? Andiamo! Questo è il centro di dispacciamento. Questo è il cervellone tecnologico dove viene gestita tutta la rete di trasporto del gas nazionale, dell'intero sistema Italia. Quando l'ho vista per la prima volta mi sono detto: caspita, ma che è la NASA? In effetti siamo dentro uno degli edifici più sicuri e resistenti del paese. E questa è la sala operativa, il cuore pulsante dell'intero sistema. Questo enorme muro di schermi, grande circa 50 metri quadrati, permette agli operatori di controllare e gestire costantemente l'intera rete nazionale, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Tutta questa tecnologia è necessaria per garantire il corretto funzionamento della rete, per gestirne la complessità e gestire le variazioni della domanda a seconda dei periodi dell'anno. Se c'è bisogno di più energia, in un giorno particolarmente freddo per esempio, qui arriva l'informazione e dopo una serie di check, verifiche e controverifiche, si dà l'ok all'immissione di un extra volume di gas naturale in rete. Insomma, dal punto di vista tecnologico e scientifico, è impressionante. Una parte del gas che arriva in Italia viene conservata nei cosiddetti giacimenti di stoccaggio, che altro non sono che i vecchi giacimenti di gas naturale ormai vuoti, ormai depletati. Ma a cosa serve, direte voi? È un modo per avere una scorta qualora ne servisse di più in una stagione particolarmente fredda. Ma è anche una soluzione strategica nel caso in cui ci fossero interruzioni o riduzioni degli approvvigionamenti extraeuropei. Non solo. In inverno i consumi sono di molto superiori rispetto all'estate. Se non avessimo lo stoccaggio, dovremmo importare più gas dall'estero, con certezza di maggiori prezzi e elevato rischio di non riuscire a soddisfare la domanda. Grazie al nostro sistema di stoccaggio, l'Italia è messa meglio rispetto a tutti gli altri paesi europei. Non è mica un dettaglio. Ora mi chiederete: cosa c'entra tutto questo con la transizione energetica? In realtà tanto, perché la transizione, come dice la parola stessa, è un processo che richiede tempo e deve essere per forza un passaggio graduale. Questa rete noi possiamo utilizzarla non solo per il gas naturale, ma anche per l'idrogeno e per il biometano, due gas rinnovabili e sostenibili. L'idrogeno è principalmente un vettore energetico. Cosa significa vettore energetico? Significa che può immagazzinare energia e quindi concettualmente è come l'elettricità, ok? La molecola di idrogeno, però H2, in natura non si trova, bisogna produrla a partire da acqua. La produzione di idrogeno oggi costa ancora parecchio ed è per questo che alcuni dubitano del suo potenziale.
Però anche il solare all'inizio costava un botto, sono stati fatti degli investimenti, la tecnologia si è sviluppata ed ora è competitivo. Sta succedendo lo stesso con l'idrogeno. L'azienda italiana Snam sta investendo moltissimo sull'idrogeno e secondo le loro previsioni, entro il 2024 l'idrogeno verde, cioè ricavato da fonti rinnovabili, comincerà ad essere una realtà sempre più estesa e dal 2026 potrà raggiungere un livello di prezzo competitivo con le fonti fossili. La grandezza dell'idrogeno è che una volta messo a punto il sistema, l'idrogeno è pressoché illimitato, può essere trasportato su lunghe distanze, stoccato e soprattutto non emette CO2. Nel 2019 la stessa Snam ha condotto degli esperimenti che hanno visto l'immissione di idrogeno al 10% in un tratto di metanodotto. Si è visto che funziona, quindi potenzialmente i tubi possono trasportare anche gas rinnovabili. Prima ho parlato di biometano. È un gas rinnovabile perché viene prodotto da biomasse di origine agricola. Parliamo di produrre gas naturale dalle cacche del bestiame, dalle colture dedicate e dal fossu, cioè dall'organico urbano. È sostenibile perché è neutro in termini di CO2 e può ridurre in modo significativo anche le emissioni del settore agricolo, che rappresentano il 7% delle emissioni di gas serra in Italia. La soluzione per il target di zero carbon entro il 2050 richiede sforzi enormi. Non esiste un'unica soluzione, quella esiste solamente nel mondo dei sogni. Nella realtà è tutto più complesso e la soluzione è composta da più soluzioni. Dobbiamo spingere sull'eolico, sul solare, sul biometano, sull'idrogeno, sulla cattura e stoccaggio di CO2. Abbiamo fatto un video ad hoc sullo stoccaggio della CO2, ve lo mettiamo in descrizione e nei commenti. E per farlo abbiamo bisogno anche di una parte di fossile, purtroppo, di cui il gas naturale è quello meno impattante in termini ambientali. Il gas naturale, a differenza di petrolio e carbone, in un certo senso dovrebbe essere visto come uno strumento utile alla transizione energetica, che accompagna lo sviluppo delle rinnovabili. Più veloci saremo, prima il fossile scomparirà. Entro il 2050 Snam prevede di trasportare nei tubi che vi abbiamo mostrato in questo video solo gas rinnovabili. Nel 2050 avrò 65 anni e la fiamma per il nostro caffè avrà un colore diverso. Cari amici, spero che questo video sia stato interessante. A me farebbe piacere se quel concetto dell'essere realisti fosse arrivato. Fatemelo sapere in un commento. Io vi saluto e vi do appuntamento sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!